Ammazza come fischia. Ok ragazzi, diamo un caloroso benvenuto a Luigi Morville. Eccolo qua, eccolo il mitico. Ciao. Guarda, lei si sono illuminati gli occhi. Ammazza ragazzi. E Foggy? È vero. Hai capito perché Luigi Morville doppia Foggy Nelson in Vendetti? Dice che la sua vita fa schifo, però invece c'è qualcuno che l'apprezza. Hai capito che roba? Come dice, scusa? Che la sua vita, la mia vita fa schifo. Ah, così? Sì, sì. Soprattutto rispetto a quella di Matt, insomma, che è un po' più figo. Beh. Grande, allora, poi noi abbiamo sbagliato qua, nei mezzi di tutti i casini, lui doppia anche Ben, però non è questa cosa qui, è quella dell'ultimo film dei Fantastici 4. E poi anche una tartaruga ninja. Allora, doppiavo. Una tartaruga ninja, sì. Leonardo, l'ultima serie, però sono partito, sono stato un anno in Canada e quindi ovviamente hanno dovuto. È passata a fortuna. Cambiare la voce. Certo. Stessa allora, cosa con Bascia di Rain. Certo. E praticamente qui dove sta Manuel? Manuel, dove sei? Dimmi. Sta a fare la sogna pure te. No, infatti, dov'è Manuel? Io infatti stavo chiamando la serie animata, quella. Manuel, dove sei? Manuel se n'è andata, ma insieme a voi avete doppiato una cosa, vabbè, poi non è che state insieme quando fate il doppiaggio. Che cos'è DJ Tiff? Cosa hanno. Lì li sa Rain. Tutti, Rain è il telefilm. Rain, dove sì, tu doppiavi Bash. E invece Manuel Francesco è. Certo, sì. Ecco sì, qua. Sì. Quindi abbiamo fatto, non mi sa, forse una stagione completa e mezza. Ok. E mezza della seconda. Ma tu come voi doppiate tutte queste cose? Come fate poi a ricordarvi, avere idea lucida di quello che. A ricordarvi la voce? Non hai come la più pallida idea di quello che fai. Ti devi riascoltare. Io però arrivi in sala, fai cosa? Ok, oggi chi so? Ah, ok, bene, ok. Pazzesco, uno leggi, nessuno 100.000 praticamente, allucinante. Infatti è un lavoro difficile proprio perché esatto. L'attore diciamo che di live action c'ha tempo di preparare il personaggio, no? Tutte quelle cose che sentite, ah quello è andato, ha vissuto per strada perché voleva essere bravo, voleva sapere che cosa vuol dire. Noi non abbiamo il tempo, arriviamo lì, i tempi sono stretti, quella è la scena, questo è il copione, dai. Allucinante, un applauso per possibilmente questo. In italiano, non parliamo così quando dobbiamo. Un applauso per questo lavoro. È che è davvero. No. Questo lavoro che insomma oggi è ospite qui allo Star Shop di Ossa, che è molto importante e molto difficile, come diceva appunto Luigi. Quindi un applauso anche a Luigi. Grande. Grazie. E andiamo avanti. Tanto ragazzi loro stanno ancora qui perché poi ci hanno da firmarvi le cartoline.